sta male? Perché mi avete chiamata? Si calmi, Mary. Cosa c'è? Non è successo niente di grave. Cosa c'è? C'è una novità, venga a vedere. Non ha più la sonda. Volevamo farle una sorpresa. Ciao. Le sue prime parole ha voluto dirle a lei. Ti ringrazio. Grazie, tesoro. Posso mangiare un gelato? Tra poco potrai mangiarlo. È al gelato che hai pensato per tutto questo tempo? Dov'è papà? Non so dove sia, tesoro. Beh, se dormo, svegliami quando viene. David, papà sta lavorando molto e forse non verrà. È in prigione. Perché me lo chiedi? Perché John è venuto a trovarmi. Anche lui lavora. Ha preso un permesso. Ed è venuto. Perché papà non viene? David, è stata colpa sua. Il dottor Howard dice che dovrò operarmi i piedi e così camminerò di nuovo. Perché nessuno mi aveva messo le scarpe. David, perché nessuno sapeva che tuo padre voleva farti del male. Non glielo avremmo mai permesso. È stato il mio papà. Sì, caro. Perché mi ha fatto male? Oh, David. Mi dica cosa sente quando la tocco. Che gioco vogliamo fare oggi? Chi è questo? Un uomo cattivo. Parlami di quest'uomo cattivo. Mi ha fatto male. Come si chiama? Su, forza, David. Prova a dirlo. È il mio papà. E ti ha fatto male. Scommetto che sei molto arrabbiato con il tuo papà ora. Non lo so. Io mi arrabbierei se mi facessero male. E vorrei subito, non so, vendicarmi. Tu cosa gli faresti? Dai, fammi vedere. Molto bene, David. Fai bene a fare così. Bravo, David. Sì, bravo. Continua. D'accordo. Piangi, David. Piangi, piangi, caro. Piangi, ti farà bene. Come sta? Molto meglio. Non ce l'ho fatta. E non credo che ce la farò. Oh, coraggio. Noi siamo qui per darle una mano.
Erano questi i giorni difficili di cui parlava. Eh già, è molto dura. È un bimbo così caro. Ha visto, ha distrutto quel pupazzo. E solo se riesce a esprimere la sua rabbia se ne potrà liberare. Capisce? Sono quasi commossa, davvero. Ha notizie di John? Certo. Arriverà qui per il processo. Mi sento in colpa, sta consumando tutte le sue ferie. Ah, no. L'importante per lui è starle vicino. Terry, a quanto possono condannare Charles? Non lo so, ma mai abbastanza. E lui sarà presente durante il processo? Certo. Non so che reazione avrò. Charles è stato mio marito. Gli ho dato un figlio. Ora non ci pensi, Mary. Non riuscirò a guardarlo in faccia. Bravissimo, David. Come sono? Lo vedrai. Ha preparato la maschera facciale? Come sono? Mi voglio vedere. D'accordo, David, ti darò uno specchio. No, è meglio di no, è troppo presto ancora. È lui che lo chiede. Non ce la farà. Su, prenda lo specchio. Ti prego, mamma, voglio vedermi. Non preoccuparti, David. Il tuo volto cambierà sempre di più e a poco tornerà come era prima. No, sono un mostro. No, tesoro, no, non è vero, non è vero. Per la mamma sei sempre un bellissimo bambino. No, sono un mostro, voglio morire. David, anch'io ero completamente sfigurato. Come lo sei tu? Guardami ora. Sono un mostro, forse? Cambierai anche tu. Tornerò come prima. Certo, tesoro. Il tuo cuore è sempre lo stesso. Tu lo sai che quello che siamo all'esterno non è importante. È la tua anima che conta. Perché è quella che la gente vede. Quelli come me sono brutti. No, non sono brutti. Ma hanno sofferto molto. E tu spiegherai quello che ti è successo. E le persone ti vorranno bene. Ti apprezzeranno. Perché la gente vede solo quello che noi siamo veramente. E tra poco anche tu. Quando ti guarderai allo specchio, vedrai splendere tutta la tua bontà e la tua bellezza. Sono qui, dentro di te, e tutti noi le vediamo. E presto le vedrai anche tu.